Il 76esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana riappropria Pesaro della sua piazza. Dopo 2 anni di contingentamento da pandemia, i tricolori del 2 giugno tornano a sventolare in mezzo alla partecipazione di autorità e cittadini. Nel cuore del centro storico, interventi istituzionali incentrati sul valore di una data, sinonimo di quella democrazia, avvertita come un bene ancor più prezioso di fronte alla catastrofe umanitaria del conflitto ucraino. Un pensiero, direi, doveroso nei confronti di questa popolazione che sta subendo una vera e propria angheria. In un mondo in cui noi pensavamo che il convivere dei popoli fosse una cosa ormai raggiunta, dover parlare purtroppo di guerra nel 2022 è una cosa che effettivamente non fa bene, ma non fa bene soprattutto ai giovani che piano piano stavamo educando ad un periodo a sentimenti e ideali di pace, di serenità. Speriamo, l'auspicio è soprattutto quello nell'augurare oggi, nel farci gli auguri oggi per la nostra Repubblica, per il nostro Paese, per la nostra bella nazione, speriamo che sia di auspicio anche perché al più presto queste ostilità trovino fine e finalmente capiscano, soprattutto i capi di governo capiscono l'importanza della pace in un momento veramente difficile. Pensieri al valore della Repubblica declinatisi al pensiero della crisi ucraina e al valore di un'Europa sempre più unita come guida verso la pace. Noi abbiamo visto che un'Europa unita non ha più subito guerre, no? Se abbiamo una guerra alle porte dell'Europa è di un paese che chiede di uscire dal controllo di un oligarca per entrare in una democrazia fatta come quella che è nell'Unione Europea. Ricordare il 2 giugno di 76 anni fa significa ricordare anche una linea gotica particolarmente segnante nella memoria dei pesaresi. Per Pesaro l'essere stata sulla linea gotica è un momento molto segnante che, come ha ben ricordato il sindaco, è forte nella memoria dei cittadini, ovviamente dei più anziani, ma in realtà nella memoria dell'intera città, assolutamente. Il centro è stato completamente distrutto e questa è una cosa che segna e che rimane. In qualche modo è, come ha detto bene il sindaco, un insegnamento che spinge tutti verso la pace. Il 2 giugno ha visto nel pomeriggio la consegna in prefettura di 30 onorificenze all'Ordine al Merito della Repubblica, mentre la mattinata in piazza è stata dedicata alla memoria di familiari dei deportati dei lager nazisti, con 11 medaglie d'onore alla memoria di altrettante famiglie del territorio. Vedere tante facce tricolori per me è una cosa commovente ed è una cosa che rafforza la mia idea di democrazia e di partecipazione. Il pensiero per queste persone c'è sempre, è sempre vivo e ogni volta io parlo di memoria, non di ricordo, perché il ricordo a volte può svanire, la memoria invece è qualcosa che rimane. Da Pesaro a Vallefoglia, altra partecipata festa di istituzioni, forze dell'ordine e cittadini, anche in una piazza della Repubblica di Montecchio, accompagnata dalla musica della banda Giovanni Santi di Colbordolo e dal coro I Cantori della Città Futura. Una celebrazione in cui i valori della Repubblica si sono accompagnati alla sottolineatura dei valori della parità di genere. Come ho ricordato, non è solo la nascita della Repubblica, ma è anche la nascita della possibilità dell'estensione del diritto di voto a tutte le donne. Il 2 giugno uomini e donne si sono recati alle urne per scegliere una forma di governo nuova, moderna, che tutt'oggi garantisce a noi tutti di vivere in uno Stato democratico. Una democrazia che non va scontata, che va coltivata tutti i giorni, da tutte le istituzioni e da tutti i cittadini. Non diamo nulla per scontato, lavoriamo tutti insieme perché la democrazia regni sovrana, perché la democrazia ci garantisca di vivere in pace.